Ma buongiornissimo anche oggi, o buonasera, o buonanotte, vedete voi. Prima di cominciare vi chiedo di guardare la descrizione del video dove ho messo il link a una pagina Instagram. Qui pubblicherò di tanto in tanto curiosità e novità, cose così, oppure dei meme divertenti da tutto il mondo. Quindi se vi fa piacere iscrivetevi, così mi aiutate molto. Oggi parleremo di un lavoro alquanto strano, ma allo stesso tempo vario e divertente, che porta a comunicare con le persone anche tutto il giorno. No, non intendo il cassiere, quello lo faccio anch'io e vi assicuro che non è divertente. Ma l'artista di strada. Non pensiate consista solo nello stare fermi e chiedere soldi. Non sono zingari, ma persone con capacità e abilità assolutamente da non sottovalutare, che ogni giorno devono affrontare gli sguardi di altre persone e cercare di mettercela tutta per portare a casa dei soldi, facendo qualcosa che potrebbe anche portarli a essere a volte odiati. Oggi andremo a vedere i migliori artisti di strada. Se siete quindi seduraiati, cominciamo! Genio della lampada. Metà genio, metà umano, non è un personaggio di anime, ma il genio della lampada. Può uscire dalla sua lampada in qualsiasi momento e parlare con le persone e esprimere desideri. Ok, nella realtà non esiste, ma abbiamo qualcuno che è riuscito a riprodurne le fattezze e far sognare i più piccoli. Questo è uno dei tanti personaggi creati da alcuni artisti di strada chiamati mattacchioni volanti, che, come dice il nome, creano personaggi che sembra stiano fluttuando in aria. Tutto era nato quasi per scherzo. Due fratelli nel 2011 avevano deciso di volare per finta in un parco. Sì, beh, magari mi sono spiegato male. Non si sono buttati da degli alberi, ma hanno appunto eseguito questa performance. La gente l'aveva presa molto bene, così bene da farli diventare virali e farli capire quale fosse quindi la loro vocazione. In un paio di mesi hanno girato molte zone d'Italia facendo crescere sempre di più la loro fama. Sono stati così invitati a uno degli show più importanti d'Italia e forse del mondo per gli artisti di strada. E alla fine si sono messi in viaggio in giro per tutto il pianeta. Una domanda vi sorgerà spontanea. Come fanno a fare certe cose? Sfortunatamente non voglio svelarvi niente, ma potete trovare questi piccoli trucchetti in alcuni video su YouTube, credo. E andiamo avanti! Statua umana. Sembra sia una cosa da niente, ma anche rimanere fermi nello stesso posto, come le guardie di Buckingham Palace, richiede molta dedizione e concentrazione, senza muovere un solo muscolo, senza grattarsi o altro, e io amo grattarmi, quindi non potrei mai riuscire a fare ciò che fa quest'uomo. Sta completamente immobile, forse senza nemmeno respirare in certi momenti. È conosciuto come l'uomo che corre. Beh, non perché si muove, ma perché lo rappresenta, con vestiti e capelli al vento come se andasse alla velocità della luce per raggiungere la metro e non entrare in ritardo al lavoro. Per prepararsi a questa cosa l'uomo impiega addirittura un'ora o più, secondo i pochi testimoni che la mattina riescono a beccarlo durante le fasi iniziali. I suoi capelli sono veri e quindi mettere tutto quel gel o altri prodotti strani ogni giorno non deve essere il massimo, ma scommetto che guadagni abbastanza moneta da trapiantarseli in Tunisia senza problemi. Insomma, io gli darei un euro senza pensarci troppo. Il più veloce. Interagire con il pubblico è la parte più tosta del fare l'artista di strada. Bisogna sempre cercare di beccare quello meno incazzato, altrimenti si rischia di trovare uno a cui non piacciono per niente gli scherzi. Ed China affronta questo pericolo ogni giorno portando le sue incredibili invenzioni in strada. Questo meccanico e geniale inventore chiamato Ed China ha cominciato come un semplice artista, che mostrava le sue invenzioni alle persone che gli lanciavano due o tre monete. Ma ha fatto successo grazie a invenzioni alquanto bizzarre. Ha unito vari tipi di oggetti d'arredamento, come un divano o un letto, alle sue conoscenze da meccanico, trasformandole in vere e proprie macchine omologate e utilizzabili in strada, con tanto di targa. Grazie a ciò ha vinto numerosi Guinness World Record, tra cui l'uomo ad aver guidato il divano più veloce del mondo, andando a 140 km orari, o il letto più veloce, o il carrello della spesa più veloce del mondo. Tutto quanto più o meno alla stessa velocità, e ovviamente durante il percorso non è caduto una sola volta. Ad oggi la sua auto preferita è proprio il suo divano, che come volante ha un piatto e un portapizza, credo. Come detto prima, è omologata, gente. E aspettate un attimo prima di continuare, che oggi c'è la risposta al quiz dell'altro video. Vi avevo chiesto come si chiamasse questo animale in copertina nel video delle creature estinte che non conoscevate. In pochi avete risposto giusto, ma comunque ce l'avete fatta. Eccovi quindi l'elicoprione, uno squalo estinto che aveva una sega al posto della bocca. Davvero micidiale. Complimenti a chi ha risposto giusto e ci vediamo al prossimo quiz. Per ora andiamo avanti con il video. Personaggi da fumetti.
Gli artisti da strada che decidono di fare le statue umane sono alquanto silenziosi. Beh, sapete, non possono parlare con nessuno, sono statue, quindi il loro lavoro è ancora piuttosto difficile di quello degli artisti normali. Una cosa del genere la fa un certo Estovan Mortensen, che però è diverso da tante altre statue. Lui sembra addirittura abbia rotto la quarta dimensione, entrando direttamente nel nostro mondo da un fumetto. Guardate bene il suo trucco. Sembra un personaggio uscito da Sin City, un film che vi consiglio di vedere. Ha un profilo Instagram e un canale YouTube dove mostra anche tutto il lavoro che c'è dietro la sua trasformazione, che richiede ore prima di essere pronta per le strade. Se siete in Ecuador vi consiglio di farvi un selfie con lui. Daniel Menendez. A prima vista vi sembrerà il solito tizio a cui piace giocare con le palle. Forse l'ho detto nel modo sbagliato, rifacciamo. A prima vista vi sembrerà il solito giocoliere di strada, ma non lo è per niente. Lui non si limita a tirare palline in aria, anche se è davvero bravo con ogni genere di palla e dimensione. Wow, questo punto del video è davvero strano. Il suo talento più grande, per cui è stato anche riconosciuto come uno degli artisti di strada migliori, è il saper suonare la tastiera in questo modo. Che dire, sono senza parole, io manco due note riesco a schiacciare con le dita e lui con le palle da giocoliere riesce a fare certe cose. È un bravo giocoliere in generale, un po' con tutto, non soltanto oggetti rotondi, anche con cappelli, birilli o bastoni riesce a fare i miracoli. La sua tecnica di coordinamento è frutto di allenamenti partiti da quando aveva solo 11 anni. Da allora ha capito che fare l'artista di strada sarebbe stata la sua vocazione. Io a 11 anni non sapevo nemmeno come mi chiamavo. Ha mollato la scuola, ma dice che se potesse tornare indietro finirebbe almeno le superiori per avere un diploma in mano, anche se non si pente minimamente di aver scelto questa strada. Calciatori. Il mondo è pieno di talenti che spesso e volentieri finiscono in squadre importanti, Barcellona, Real Madrid o Manchester United e tanti altri. Ehi, non me ne vogliate, lo so benissimo che le squadre forti sono davvero tante altre, ma lascio a voi i commenti. Tornando però al nostro discorso, sapevate che alcune persone davvero capaci con il pallone si trovano pure per strada? Come Ia Traore. Non so se l'ho pronunciato giusto. In realtà giocava per la Guinea, ma la sua passione più grande a quanto pare è fare giochetti pazzeschi con il pallone per strada, davanti alle persone di tutti i giorni che magari non lo conoscono bene. Ha avuto delle richieste verso gli inizi del 2000, ma ha rifiutato tutto pur di mettersi alla prova come artista di strada. Aveva fatto anche un provino per il PSG e aveva ottenuto pure il posto, anzi l'avrebbero tenuto. Oggi si diletta nel freestyle più vario mai visto in circolazione a Parigi e moltissimi si fermano a dargli qualcosina e fargli un video. La maggior parte delle sue performance è consigliabile non imitarle. A voi non porterebbe di sicuro niente di buono, a lui invece sono valsi 3 record mondiali. Bicchieri. Gli strumenti al mondo sono tanti e vari, ma ad alcuni non interessa utilizzare soltanto quelli conosciuti per cantare o fare musica. Alcuni vogliono dimostrare che tutto ciò che ci circonda è musica pura, come un artista nel centro di Praga che di nome fa Peter Spatina, scritto proprio come vedete, e che ha trasformato 33 bicchieri in un'arpa complessa e dal suono magistrale. Ha riempito di acqua al punto giusto ogni bicchiere con quantità diverse per fare note diverse e ha leggermente bagnato le sue dita creando così tutto il necessario per suonare. Non è l'unico al mondo a saperlo fare, ma moltissimi lo conoscono nel mondo grazie ai video su YouTube. Non è un uomo speciale con una testa da Einstein, è nato in una famiglia di agricoltori molto umile. Ha imparato a suonare il pianoforte quando era piccolo, ma ad un certo punto ha deciso di utilizzare strumenti su misura per lui. Perché non poteva permettersi di comprare un pianoforte, infatti ne utilizzava uno che non era suo. Così è nata l'idea dei bicchieri che utilizza da 20 anni. Signore degli Anelli. Se pensate che il Signore degli Anelli si trovi solo in un film, vi sbagliate. Nella realtà abbiamo questo artista di strada, Isaac Ho, che viaggia in giro per il mondo dimostrando le sue abilità da artista di strada utilizzando un anello gigante, a dimensione di essere umano. All'inizio non era sua intenzione fare certe cose, ma guardando un paio di film e altri suoi colleghi che tentavano di dominare questa particolare performance con l'anello gigante, è rimasto incantato e a 18 anni ha cominciato il suo allenamento. Potrebbe sembrare semplice, ma non lo è affatto. Se provaste a entrare dentro sto coso roteante senza una preparazione adeguata, rischiereste di rompervi l'osso del collo.
Lo stesso Isaac ha avuto grossi problemi all'inizio, facendosi spesso male e finendo pure in ospedale. Ha impiegato anni per arrivare ad esibirsi davanti a un pubblico. Ad oggi non sono in molti ad aver continuato la strada dell'anello, infatti alcuni anche dopo anni non sono riusciti a resistere alla fatica, ma il nostro Isaac Ho è diverso e forse anche ora starà stupendo qualcuno. Con questo concludiamo, che dire, a me piacciono molto gli artisti di strada, non devi pagare i quintilioni per vederli come succede in un circo e ti puoi godere lo spettacolo quanto vuoi. E quindi, quale vi è piaciuto di più? Fatemelo sapere nei commenti e alla prossima, gente! Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo!